scalpo eccellente dello United Riccione che passa il turno della Coppa Italia di Serie D superando il Cabasse e i calci di rigore il Carpi. I biancazzurri approdano così ai sedicesimi di finale. Formazione di partenza all'insegna del turnover su ambo i fronti. Bargatti schiera Chivila tra i pali, in difesa Casucci, Cestaro, Ferraresi e Dominici. A centrocampo Boali, Olivieri e Laurenti e in attacco Mollicone a supporto di Ville Stanco. Nel 4-2-3-1 di Mister Gori ci sono De Fazio in porta, Cavallini, Rinaldi, Biguzzi e Ferreira a formare la linea difensiva. Lorchi, Panizze, Capicchioni sulla mediana, Zappa, Panaioli e Gambino a supporto della punta centrale D'Antoni. La partita, al quarto, azione insistita di Mollicone. Boali calcia dal limite dell'area, Ferreira fa scudo. Al 29esimo la conclusione di Lorchi, Panizze trova la risposta di Chivila. Poi può andare al tiro anche Gambino, Cestaro ribatte. Al 31esimo Capicchioni dalla bandierina per lo stacco imperioso di testa di Rinaldi. Riccione in vantaggio. La risposta dei biancorossi non si fa attendere. Al 35esimo conclusione violenta di Villa. De Fazio respinge. Passano 3 minuti e Villa di tacco serve Olivieri che spara lato. Al 40esimo sponda aerea di Stanco per Villa che controlla e sull'uscita di De Fazio non trova il bersaglio. Si va all'intervallo con la squadra del presidente Cassese avanti di un gol. Al sesto della ripresa Villa si coordina per la rovesciata. La sfera sorvola la traversa. Un giro di lancette dopo il traversone d'esterno destro di Dominici non trova compagni pronti alla deviazione sotto porta. Al 17esimo Laurenti soffia il pallone ad Abonchelè. Salta Zappa e calcia. La deviazione di Rinaldi beffa De Fazio. 1-1, è tutto da rifare per i biancazzurri. Al 18esimo D'Antoni per Capicchioni, che serve Panaioli. Palla Zappa, diagonale largo. Ancora 2 minuti e sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, Cestaro di testa spedisce fuori. Al 34esimo Berretta per Arrondini, che di tacco al volo chiama De Fazio alla parata facile. Al 40esimo Bonclé serve Zappa, che ci prova ancora da fuori area. La sfera lambisce il montante. Al 42esimo Cicarevic punta Picchierri e dopo una serie di finte mette in mezzo. Biguzzi allontana. Al 44esimo scatta il contropiede biancazzurro. Panaioli imbecca Ferrara, che di destro costringe Chivila all'intervento difficile. Al 47esimo assist di Lamane per l'incornata vincente di Arrondini, pescato però in posizione irregolare. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio, 1-1, si va ai calci di rigore. I ragazzi di Gori fanno 5 su 5. De Fazio pare il terzo rigore degli emiliani, calciato da Ranelli. Silvestri spiazza Chivila nel quinto rigore degli ospiti. Finisce 4-6. È lo United Riccione a staccare il pass per i sedicesimi di finale.